Posso fare una domanda pericolosa? Ma tanto si sa che Mr. Pip è il freebooter peggiore. No, rispondetemi, pavidi! Rispondetemi, posso o non posso? Franchino si incazza con chi gli chiede di andare con Mollica o senza. Che è successo, Franchi? Allora, che è successo con Franchino? Io l'avevo detto che Franchino sta piano piano a mettersi troppo. Cioè, stavi troppe uscite. Se c'hai 11 anni e pensi che in questo video io recensisco con Mollica o senza, ecco, guarda, hai sbagliato persone, hai sbagliato canale, hai sbagliato tutto. Te lo dico subito, così non perdi tempo e non mi dai views al video, non me ne frega niente. Io con Mollica o senza non lo faccio, l'ho sempre detto, non ci casco in questa cosa di fare le view, perché uno è diventato virale perché ti fa con Mollica o senza e danno dei panini che qualsiasi salumiere da Roma in giù, soprattutto a Napoli, te fa. Quindi se c'hai 11 anni non te lo vedere sto video, perché io con Mollica o senza non te lo faccio, non sto alla ricerca dei views, del posto che hanno fatto tutti per strappare 2 views in più. C'avevo... Ma che factos? Ma quale factos? Ma perché? Ma le persone si mettono su internet a fare video per fare che? Per fare 23 visual? Ma le persone si potranno mettere su internet appositamente per fare le visual? Cioè, ma che è sto discorso? Non faccio quello per fare delle visual? Che cazzo significa? Cioè, appositamente per quello uno lo fa. Ci va appositamente perché è virale e quindi gli fa 2 visual in più, soprattutto se sei una persona che non c'ha grandi numeri. Grazie al cazzo che non vai da Donato per fare 2 visual perché fai già 150.000 visual a video. Grazie al cazzo che questo discorso non lo potrà mai fare un pischello che ne fa 500 di visual e va da Donato perché magari il TikTok gli va virale e se può spammare magari il Twitch o se può spammare il canale di YouTube. Ma poi basta questo di storia, c'hai 11 anni, ma perché? Ma pure, cioè, quindi non solo le persone sotto i 13 anni seguono Blur su Twitch, ma le persone sotto gli 11 anni sono le uniche che se mangiano il panino. Cioè, lì gli unici sono gli 11 anni. Cioè, il ventenne, frate, il panino da Donato non se lo prende. No, o che se mangia il ventenne, frate, mangia lo scampo crudo, mangia. Ma se basta piassela con le persone piccole, perché vi guardano pure a voi. Fine. Perché so più persone piccole che grandi quelle che vi guardano, apposta perché le persone piccole hanno più tempo per guardare. Le persone grandi di meno. Scusate, cioè, ma che discorso è il discorso come se l'undicenne è un disabile, un disadattato della vita, che se poi lo è colpa dei genitori che gli hanno messo il Samsung Galaxy più grosso della capoccia sua a 6 anni perché non sanno fare i genitori. Ma che discorso è che i 14 anni poggiano le palle in testa a persone molto più grosse, perché le persone più grosse, frate, fanno delle esperienze di vita che poi le forgiano per quello che sono, rincoglioniti, mentre il 14enne è anche più non maturo, ma è semplicemente una persona che ancora si deve creare. Ma che discorso è che i ragazzini non si vanno qua? Cioè, piassela con le persone, perché deve essere l'undicenne a guardare il video di Donato? Perché è virale su TikTok? Spoiler, i commenti sotto Donato sono una fracca di commenti di persone di 45 anni. Pure quelle lo insultano perché sono rincoglionite, pure quelle sono rincoglionite, dicono la stessa cosa, dei panini che ti puoi mangiare ovunque. Oh, e si chiama marketing, pure i panini del Mac che ti puoi mangiare ovunque. Pure quelli del burger, pure quelli di quell'altra. Fine, cioè, nel senso, non è un discorso. È un discorso stupido. È solo un discorso stupido. Che se può permettere una persona come Franchino, perché Franchino fa i visual, perché fa i suoi bei contenuti, li fa nel suo modo, li fa diversamente perché da altre persone, perché non va sempre a ricercare sempre la solita cosa che deve guardare, perché è figa, fair food porn de merda, sulla quale sono d'accordissimo. Però sto discorso di Donato, a parte che poi comunque ne stai a parlare. Quindi e di tutto il video, non so che video è questo, da dove esce fuori questa roba, l'unica clip virale è quella dove parli di Donato. Assurdo come funzionano i social, eh? Avevo altri paninari segnati qua al Duomo e uno sta dall'altra parte, eccolo là, panino giusto. Quello io mo vado a prendere. Che è un franchising, però come abbiamo fatto altri franchising, comunque panini criminali centro. Guarda, c'hanno tutti... 15 anni in fila. Ma
siamo passati da 11 a 15. Regà, mi dispiace, mi dispiace. Mi dispiace, insieme alla pensione ottenete la maturità. Mi dispiace. Giusto criticare Donato e chi cerca quei prodotti, giusto insegnare a mangiare e criticare chi trova anche solo che sia decente il panino di Donato. Quando il 4 stelle Michelin mi va dal panino di Donato e mi fa una critica costruttiva sul panino di Donato che non sia ah, ma sto panino mo fa pure il salumiere grazie al p***o de cazzo che mo mangerei là, allora ti dico ok, allora forse non ci vado a mangiarlo perché mi potrebbe effettivamente far schifo. Ma che non mi si dica che le persone che vanno da Donato a guardare a mangiare i panini o chi invece non va da Donato perché pensa che sia più anticonformista mi può insegnare a mangiare, perché non funziona così. Per favore, dai. Comunque. Peccato, perché poi Franchino per suo, però ste cose, cioè... O può fare, può parlare male, manco parla male, perché appunto non è andato a mangiare il panino, può semplicemente non andarci perché non gli servono quei visual in più. Che è questa? Danny Lazzarin. Ma che fa? Oh no. Ste cazzate no. Non finché scuoto. Basta! Cazzo! È sporco. Ma che cazzo è? È sporco. No, ste cazzate no. Ci si fa male. Adesso posso? È una cazzata. Adesso vai, posso? Vai. Ah, e meno male. Ma spaccaglielo in testa, cioè ma ti rendi conto di quello che hai fatto? È sporco. Che per giocare ci andiamo ad ammazzare, uno si spacca la schiena con ste cazzo. Ah sì. È fake. Ma è fake, palese. Danny senza barba, poi a parte non riesco a prendere sul serio. Ma è fake, palese, zio porco. E delle persone, guarda, ancora non ho letto i commenti saranno solamente tipo Franchino. Che persona vuota. Ah, che nullità, Franchino il criminale. Come fate a non capire che sono clip organizzate? Gilberto e Francesco Marzana hanno... Ah no, invece no, penso sia serio. È serio, ovviamente. Ha ragione che sia organizzato o meno la clip. Una banana. Deve uscire il banana split. Oh. La gente nei commenti sarà la stessa che fa la morale su Inquisitor. Saltro Inquisitor è un disastro. Cioè, le persone ormai morono, fratecce, stanno più dramma sul fatto. Più video di dramma sulla gente che si suicida che persone che fanno le condoglianze. Mamma mia, oh, che ansia! Che ansia sociale!